Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andralink e bentornati su una Zoom Eleven Go Galaxy, le amichevoli più difficili. Ragazzi, ultime tre partite per le amichevoli di Gas Martin. In questa partita vorrei provare anche ad usare giocatori che non ho mai usato. Abbiamo Astero Black come allenatore che vorrei provare, quindi per questa partita o queste partite lo usiamo, quindi ci siamo. Ho un giocatore in meno sulla panchina, ma sinceramente non mi interessa più di tanto. Andiamo, solitario e via. Contro l'Inazuma Legend Japan, come piace dirlo a voi del dub. Ma il dub è sbagliato, comunque non importa. Ragazzi, per quanto dire Inazuma Legend Japan sia sbagliato, ma vediamo che giocatori hanno. Vabbè, è quella leggendaria che hanno usato il Football Frontier International. Non hanno bisogno di presentazioni, a parte le loro tecniche, un po' riviste alcune. Giungla profonda che è rottissima come tecnica, almeno nel 2 se non sbaglio. Qui, insomma, sì, è forte anche qui, ma ho paura di Xavier io. Allora, andiamo con Baector. Ancora Baector l'ha lasciato direttamente in... Ah, sì, perché non ho... Certo, ora capisco, ora mi ricordo. Devo attuare i cambi anche nella squadra... Nella squadra che ho copiato, perché non l'ho copiata, quindi devo attivare i cambi anche lì. Vogliamo chiamare un po' Viverna nel caso. Siamo un pochino più tranquilli. Il fa maestro? No, dragone epico Kairen. Cos? Non ho letto bene il nome. Ah, già mi ha rubato palla. Certo, questi fanno i passaggi super continui, che sono una rottura di scatole. Per favore, fermateli, uccideteli. Falciateli, come ha fatto l'Italia col Belgio. O come ha fatto il Belgio con l'Italia, tutti e due sono falciati a vicenda. Oh, perfetto ragazzi, perfetto. Mark evocherà Grandius, quindi io no, non... Ah, un totem, c'hai? Allora sei scemo. Sei proprio scemo, Mark, eh? Guarda che ti faccio con Bailong. Afflato bianco. Ti distruggo. 5597, pensavo un po' di più, effettivamente. Comparata normale? No, Mark, no. No. Ma abbiamo tre partite per oggi, quindi non fossilizziamoci troppo su questa. Insomma, taglierò le parti più noiose, quelle dove ci rubiamo palla a vicenda, dove non accade nulla, dove non c'è nulla da mostrare. A parte rete da caccia che ha 85 di potenza, quindi mi consumo tutto quello che ho. Bene, bravo Andralink. Dovrei copiare la squadra per le prossime partite, ed è quello che farò. Mi sono dimenticato di copiarla perché ho fatto dei cambi, effettivamente. Il totem di Mark è a livello 5. Cosa? Di già? Wolfram? Ah no, c'è Wonderbot? Oh, vabbè, Wonderbot è uguale. Wonderbot non si sa se è maschio o femmina, ma io direi che è androide, quindi... Fulgore maestoso? Recupero SP, ok. Ah, quella di LBX, giusto. Ok, non male. Se fa una parata normale, no, non è una parata normale. Fa il canide e va con una tartaruga di sabbia. Cos'è? Di quanto? Di qua. Ah, livello 2 era, non 5. Ah, mi sembrava strano, infatti. Perché ora sarà a livello 3. Dico, ma scusa, non era a livello 5? Che fa? Scende? Meno male. Dico, ma scusa, già a livello 5 non è possibile. Ok, ho capito qual era il problema. Ero io. Come fuori gioco? No, mi sembrava che Jack fosse più avanti. Ah, perché è corso dietro, vabbè, mamma mia. Io userei il VAR qui, poi fate voi. Ehi, tu mi fai molta paura, Axel. Andiamo con Grandius. Guardalo, il gigante Maginza Greito. Tira. Fai tornado di fuoco? Mano di Grandius per sicurezza, un bel 4000 di potenza. Oh, doppia direzione, bene. Ah, critico. Quindi un 1300 più o meno fai quasi. Bah, mi dispiace, io faccio un 4000 tipo. Buono. Bene, passaggi perfetti. Tiro, che se no mi prendeva Jack e mi faceva male. Triangolo ZZ o notturno? Lui para con tipo montagna. Ah, chi se ne frega. Fallimento, attenzione, fallimento. Non me ne frega niente se lo para. Lo parasse pure. 1791, debolino. Sì, lo para. Spero per lui che lo pari. Buono. Lo para. Comunque, primo tempo 1-0 per me. Bah,
Potevo segnare un altro gol se non l'avessi fatto triangolo ZZ, Voglio giocare perché voglio divertirmi, non voglio fare gol a tutti i costi, mannaggia la miseria. Eccolo qua, Tescati in campo a posto di Wolfram. E si vola, ragazzi. O meglio, spero. Gli ho aumentato lo spirito a Tescat, ho i miei dubbi. Penso di non averlo fatto. Virtuoso vulcanico, va bene. Tattica speciale anch'io. Marcia dei pinguini, vai. Quando, no. Non so fischiare con le dita io. Tiro. Cenere nera. Proprio classico, senza totem, senza spirito, senza niente. E go. Quindi è al massimo questa qui, se non sbaglio, il go. Quella con l'infinito è l'altra. A parte che se non te lo ricordo. Madonna, Mark! Oi! Ascia del boia! Para questo mo, col critico. Ah no, è stordito! Poverino, non è più stordito. Cioè, non ce la fa! Non ce la fa! Di poco! Gol! Yeah! 2-0, vai! Finita 3-0, stavo per segnare con Zach, ma mi hanno bloccato all'ultimo e quindi niente. Bene, squadra rimessa, nome rifatto. Anche un altro stemma ho preso, perfetto, ora ci siamo. Affrontiamo la Earth 11. Ragazzi! Però sempre furiosi mi chiamo, eh. Beh, quello è un nome di classe, di alta moda, pensato poco, però pensato. Vabbè, ragazzi, la Earth 11, chi è che non la conosce? Penso che possiamo andare avanti senza vedere. E invece no. Abbiamo JP in panchina. Oh. Anche Zach, però. Via tu. Via anche tu. E tu potete stare. Tu anche sei forte. Via, via tu. Tu devi proprio andare via, ma Arion. Tu non serve a niente. Tu non puoi essere il capitano. Non sei un regista. Lui. Lui è un regista. Prossima partita, però, cambierò anche un po' la formazione. E farò giocare qualcun altro. Andiamo subitissimo in avanti. Io gioco in questa maniera. Palla indietro, poi subito in avanti. Potenza massima con Viktor che fa la viverna. Bellina, bellina. Questa è un drago, non è una viverna. Palla bloccata, ma me l'aspettavo. Guarda che sintonia, che velocità, che passaggi precisi e corretti. E ora prendono anche gol. Vuoi vedere? Guarda come fanno, eh. Ma dai! Ma. Che fai? Ah, niente, non fai nulla. Ti blocco io. Perfetto. Sono da solo. Va benissimo. Anche lui ha flagello, sì. Gliel'ho insegnato. Quanto corre, Zippy qui? Quanto corre? Ah, fallimento. Beh, tecnica foresta contro una tecnica montagna. Normale. Colpo critico, ma a chi se ne frega? Perché gol? Ragazzi, è sceso un po' di potenza da 6.000, ma va bene, va benissimo. Ragnatela di Trina, portiamoci su. No, chi era? Ah, ma era mio quello. Sì. No. Allora, vai qui. Sfondamento. Sfondamento che non funziona. Figuriamoci se funziona. Mamma mia, Viktor! Che fai? Potevi tirare da lì, tanto è una Zoom Eleven, le regole vere non contano della vita, non servono, non si applicano. Martello d'oro! No, è del deserto. Ma che è successo? Perché non prende gli input sto coso? Perché non prende gli input? Tecnologia touch! Ma come si... Vabbè, tutti quanti qua giù stanno. Qualcuno che sale? Eh? Ovviamente vince il totem. Figuriamoci. Come fa a vincere il totem contro uno spirito guerriero? In Azum Eleven! Level 5 più che altro, eh. Vediamo un po'. E invece no. Attenzione! Proprio sullo scadere, ragazzi. Stella nera. Vai. Sullo scadere. Fammi vedere una bella stella di questa. La guardiamo tutta perché è bellissima. Ci permette? 2009-3. Vai. Ok.
Dai, su, veloce. Vabbè, sì, vabbè, non so cosa è successo. Allora, beh, urlo dell'Eden, vabbè, tanto non penso di fare gol mai. Oddio, oddio, 2000. Gol, 4-0. Vabbè, ragazzi, la Earth Eleven non è che sia chissà quale grande squadra, eh. La scena che segue dimostra che il gioco imbroglia. Guarda, te la metto all'angolo, eh. Te la metto all'angolo. Non puoi arrivarci. No, no, la palla si è bloccata. La palla si è bloccata. Si è visto chiaramente che la palla si è bloccata. Non è vero. Non è vero niente. La palla si è bloccata. Ma non è vero nulla. Ma non è vero. Madonna, mo ti faccio vedere io. Avanti. Para questo ora. Negli altri Nozomi Eleven non lo faceva. Va bene che ho giocato il primo e l'altra trilogia decisamente più a lungo di tutti quanti gli altri, cioè del 2, però una palla che si blocca a mezz'aria non l'ho mai vista, in nessun gioco, tranne in FIFA che quando devi subire gol il tuo giocatore, nonostante ci possa arrivare, si smonti la testa e faccia passare la palla. Ho visto diversi video che comprovano ciò, quindi è un gioco fatto bene FIFA. Molto meglio di Nazume Eleven. Continuate a comprare FIFA. Vabbè, è finita, dai. 5-0. 5-0. Un rango S. Andrink che fa rango S. Oh, sì. E ora, per l'ultima partita di questo girone. E poi possiamo andarcene da Nelly. Squadra di punta. Col grifone. Bella. Ci sarà Artù? Ovviamente c'è Arion. Axel. Victor, Sean, perché Sean, tutti quanti Sean, con Sean che fa le cose con Axel, Yaoi, Fujiyoshi, che bello, Feirune, Jude, Riccardo, Goldie, anche lei non meriterebbe nessuna presentazione, Mark. No, lui e lui no, perché mi stanno sulle scatole, ragazzi, io non li sopporto, mi dispiace, non riesco a sopportarli. JP proprio meno di tutti. Troppo positivi, troppo. Ah, io salverò il calcio sfondandomi di pugni in faccia. Ok, va bene. Se questo è quello che pensi, Arion, non ti fermerò io. No, ragazzi, davvero, la cosa che mi dà fastidio di Arion è che è troppo positivo anche quando non dovrebbe esserlo. Sì, lo so, me ne ero accorto. Però ho detto, magari il gioco non se ne è accorto. Perché non si può puntare il portiere se ha la palla ai piedi? Eh? Gioco fatto bene? Ma che cacchio di gravità c'è qui? Oh, fermati! C'è la gravità maggiore qui! Perché? C'è la gravità maggiore, ragazzi! O era minore prima? Era minore prima? Era minore prima la gravità, sicuramente. Vai, evochiamo tre spiriti proprio in un turno. Se si potessero contare i turni nel calcio. Vai, afflato bianco. Mark, para questo. Vento, l'ho proprio preciso, vento. Eh sì, vabbè, però allora. Colpo critico, se mi fai la parata normale, io dico, vabbè, sti ca. Dai. Mi fa fare brutta figura, mi fa fare. Ragazzo, su. Non ti ho insegnato niente in questi ultimi 20 anni. È vero! È vero! È vero! Ragazzi, ragazzi! Non avevo proprio in mente sta cosa. Non avevo proprio in mente. Va bene, via, via. Chi ha vinto? Lui, bravi. Bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Bravi tutti. Quindi Flagello e Lancelot fanno quello. Ah, ma io pensavo che era l'altro. Ah, vabbè. Ragazzi. Oh. Oh, sì, ora. Cosa? Non ha il tiro? Artù non ha il tiro. Ed è un totem di tiro. Ci sta. Oddio, 3004, buono per uno spirito, eh.
e gol. Per un'armatura 3004 è tanta roba. Tanta davvero. Ah, Redifalam. Vai. Lost Angel, vai. Così, di prepotenza proprio. Colpo critico! Dai che gol! Su! Grandius, non, a meno che non faccia colpo critico. Segnare a un portiere montagna con una tecnica di fuoco. A questo punto io evocherei Dragnova. Tanto per provarci, no? Lui sta con lo spirito, abilità del totem, chi se ne avvantaggia sinceramente. Tanto lo spirito può solo fare una parata normale perché l'ha sprecato praticamente. L'ha davvero sprecato. Per parare un tiro normale. Bravo Mark. Ho detto totem, vabbè, insomma, mi sono un po' confuso con i termini, ma l'ha sprecato. Puntatelo, accidenti. Vabbè ragazzi, secondo tempo non è successo nulla, davvero. Nulla tranne Bictor che sta per segnare con Drago, no, Zero Magnum. Ok. Mano di luce doppia, Mark. Oh. What? Vabbè, va benissimo. Cos? Uragano bianco contro tiro. Ragazzi, qua proprio, Blocca tiro no, Goldie, levati dalle palpebre, Goldie del cavolo. No, mi rubi il 5-0, Goldie. Non me lo rubi. No, mi ha rubato il 5-0. Goldie snitch proprio, Goldie è una snitch. Mi ha rubato il 5-0. Niente oggetti vinti. Pure la beffa oltre al danno. Certo, rincariamo la dose. Squadra di punta, te lo do io a squadra di punta. Diventerà il mio stemma questo, altro che furiosi. Mamma mia, Scarpini Japan. Ragazzi, che vi devo dire? È andata molto meglio di quanto mi aspettassi, a parte Goldie Snitch. Ad ogni modo, il prossimo episodio di Nazume Eleven Go Galaxy esce quando esce, spero prima della serie estiva, e andremo a fare le ultime amichevoli, inizieremo il girone delle ultime amichevoli che sono quelle di Nelly. Guarda, 5 stelline, anche se non ho fatto il grado S, sono contento. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, ovviamente in descrizione link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.